diretta, adesso vado a verificare. Sì, ci siamo, quindi a questo punto posso dare il ben trovato a Francesco Beior. Ciao a tutti voi, ciao a tutti i radioascoltatori. Ciao, ben trovato, ben sintonizzato sulle frequenze di Radio Gela Express. E ovviamente in questo spazio noi andiamo ovviamente a dare voce agli artisti, ovviamente, che sono ospiti di questa programmazione, e di conseguenza ascoltiamo anche nuovi inediti, e quindi insomma siamo pronti a conoscere anche questo artista che ti trovi dove? In Romagna? Sì, io sono romagnolo, sposato nelle Marche, ma sono romagnolo, sì. Bene, 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 beh, mi piace che sei sottolineato sposato nelle Marche. Beh, se io domani tra l'altro faccio anche l'anniversario, quindi bene, bene, abbracciamo questo messaggio. Parliamo un po' della tua carriera, no? Perché tu, come tanti artisti, avete incominciato davvero a sentire la musica sotto pelle sin da piccolini, però ti sei avvicinato. Sì, è vero. Ti sei avvicinato subito al mondo della musica attraverso una compagna di viaggio che è la chitarra, o mi sbaglio? Esattamente, nel 1992 ho cominciato a fare un corso di chitarra e quelle che prima erano piccole poesie giovanili sono diventate ben presto canzoni, testo e musica. Bene, intanto chiedo agli amici di Facebook, visto che ho dovuto fare, diciamo, una disposizione oggi telefonica differente, se vi arriva l'audio, così possiamo procedere e non ci perdiamo nessun dettaglio. Ho il collegamento in questo momento Kevin, quindi dammi un segno, Kevin, in modo tale che noi procediamo e quindi possiamo ancora un po' più da vicino conoscere l'ospite di oggi. Vediamo se ci arriva un segno, se vi arriva l'audio, quindi così da poter procedere. Già arrivata anche una domanda. Mi scuso se vi sto dando un po' le spalle. Ok, l'ok è arrivato, quindi l'audio arriva. La domanda è quella di Kevin, che dice: buongiorno Molly, Francesco e tutti gli amici di Radio Gela Express e Vittoria Express. Domanda all'artista: come è nata la passione per la musica? E poi un'altra domanda: come è nata la canzone Sabato Sera Latino? E quindi abbiamo anche svelato ovviamente il brano che ascolteremo tra pochissimo. Allora, alla prima domanda, come è nata la passione della musica, in realtà non lo so, l'ho sempre avuto fin da bambino, ascoltavo tanta musica e è una cosa che mi è venuta naturale, una cosa istintiva, connaturata con me. E addirittura mio padre mi sgridava, mio padre era un signore del 1925, perché avevo sempre la radio accesa e per uno di quell'epoca era fastidioso perché erano abituati a grandi ore di lettura, quindi questo è un piccolo aneddoto di famiglia. E invece per quanto riguarda Sabato Sì. Sera Latino è nata nell'estate del 1998, quando andavano di moda gli happy hour, queste feste in spiaggia all'ora dell'aperitivo, Sì. e mi ricordo che avevo passato queste bellissime giornate, quella bellissima giornata con gli amici, quindi allegria, risate, bevute, chiacchiere, ragazze, quindi battute, eccetera, eccetera, e quando tornai in appartamento, eravamo a Marina di Ravenna, in Romagna, Sì. e scrissi di getto questa canzone che rappresentava un po' la gioia di allora, ma un po' la gioia di tutti i giovani, di tutte le epoche, di tutte le spiagge possibili e Quindi tu immaginabili. l'hai Sabato scritto sera nel latino è nata così. 1998 e hai deciso, dice, adesso questo è il momento giusto per, diciamo, dare un tocco diverso un po' dal punto di vista musicale al mio sound. Esatto, sì, viene fuori così e alcune volte succede, no? Dipende anche dallo stato d'animo in cui una persona scrive o dipinge. Salutiamo anche Francesco Rizzo che si è appena sintonizzato sulla nostra pagina social, ma che bello quando partecipate e sostenete gli artisti, è una cosa che davvero mi riempie il cuore. E tra le tante cose c'è anche un videoclip, quindi tu sei un vero pirata. Beh, sì, io se mi permetti ti racconto un aneddoto che va a Che ci incastrarsi fa con quello piacere di Sabato Sera ascoltare. Latino. Io in realtà ero tifoso del Pirata, quindi di Marco Pantani, e ho tatuato sul petto il Pirata e nella sceneggiatura del video il regista ha voluto che io mi vestissi da Pirata, quindi corsi e ricorsi. Ragazzi, il video Quindi che posteremo, Sì, vai avanti. non ho sentito che È ogni tanto perdo un la video voce. che posteremo e quindi che avranno modo anche di vedere perché c'è una sirena. Ragazzi, è veramente molto molto interessante questo videoclip legato a Sabato Sera Latino.
Sì, è vero, abbiamo inventato una storia, diciamo, di questo pirata, di questo vecchio pirata, questo vecchio lupo di mare che pescando pesca una splendida giovanissima sirena, e da lì poi si dipana un po' la storia divertente, buffa e musicale del video. C'è una parte bellissima in cui praticamente proprio hai sottolineato il piacere di fare una carezza, no? Quindi vedo che accarezzi il viso di questa sirena, è fatto con una dolcezza che proprio rimanda e diventa un po' un esempio, no? Cioè, non ci rendiamo conto di quanto possa essere importante un gesto come questo, ed è una cosa che mi ha particolarmente colpito. Bene, diciamo che siamo quasi pronti ad ascoltare questo inedito sabato sera Latina, ma dacci le info, facci sapere come possiamo ovviamente continuare a sostenere la tua musica, quindi il canale YouTube e quanto altro. Allora, io sono reperibile sul mio canale YouTube Francesco Beyer Official, per la specifica Beyer si scrive con la J di Juventus o Juniores, non con la I e poi perché molti magari le cercano giustamente, certo, come l'ascoltano, no? Come sì, la pronuncia, esatto. E poi dopo sulla pagina Facebook, pagina Instagram, e da un paio di settimane sono presente anche su Spotify. Quindi in questi qui sono i canali in cui sono presente. Poi stiamo valutando con le mie editrici se fare una pubblicazione di un vinile. Sì. Il vinile che in questo momento sta tornando in auge. Bene. E poi per tutte le informazioni che per quanto riguarda eventuali live stiamo organizzando sempre sulle pagine social, pagina Facebook, soprattutto pagina Instagram. Bene, noi siamo pronti, grazie per le info, sicuramente tanti hanno preso già appunti, ti raggiungeranno o chi seguirà anche dopo questa diretta a mezzo social che è in ascolto qui sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express. Intanto ti saluto con un grande abbraccio insomma, da parte di tutti noi, da parte di tutta la redazione, ti aspettiamo ancora qui sulle frequenze di Radio Gela Express e andiamo ad ascoltare sabato sera Latino, quindi grazie, alla prossima. Grazie a tutti voi, un abbraccio. Ciao. Ciao. Metto in prima e poi volo via. Notte scura, amica mia. L'autostrada è come un bignet. Io la crema che arriva da te. Birra fresca in un chiosco e poi via. Sulla spiaggia a cercar la magia, sotto un tetto di stelle di blu, il tuo amore che mi sale su. E la luna che balla sul mare, e la festa che impazza qua giù, è un sabato sera Latino, i tuoi occhi due stelle di più. E la musica vola sul cielo, giro a fondo e poi scende giù. La tua bocca che mi brucia addosso, io non voglio sai niente di più. E la luna è caduta nel mare, ed il sole si arrampica su, fra riflessi di cielo e di sale, sai la cosa più bella sei tu. E la luna parlava sul mare, e la festa impazzava qua giù, era un sabato sera Latino, i tuoi occhi due stelle di più. Cielo, giro tondo, poi scendeva giù, la tua bocca che mi dorme addosso, io non voglio sai niente di più. E la luna che balla sul mare, e la festa che impazza qua giù, è un sabato sera Latino, i tuoi occhi due stelle di più. Vola sul cielo, gira tondo e poi scende giù, la tua bocca che mi brucia addosso, io non voglio sai niente.
Beh, c'è ancora questa voglia d'estate, insomma, si trasmette anche attraverso questo inedito Sabato Sera Latino, questo mood molto, molto reggaeton, molto baciata, che vogliamo in qualche modo ballare, quindi cioè, proprio abbiamo l'esigenza, sentiamo l'esigenza di lasciarci andare, e va bene così. Tra pochissimo andrò a postare sulla nostra pagina Facebook ovviamente il videoclip di cui vi ho parlato, ovviamente seguite Francesco Beior, quindi con tanto entusiasmo, quindi fategli sentire tutto il nostro calore, tutto il nostro sostegno. Io saluto ovviamente di nuovo Francesco Rizzo, grazie per essere stato con noi, Kevin, insomma tutti coloro che ovviamente a seguire raggiungeranno la nostra pagina avranno il piacere di ascoltare qualche piccola curiosità che ci ha regalato Francesco Beior, e ovviamente io ritorno, cioè continuo questa diretta fino alle 13. Molli Vito Programma Radio, e come sapete alle 11:40 tutti i giorni, da lunedì a sabato, abbiamo questo appuntamento in cui si abbattono le distanze e sosteniamo la musica e con spazio interviste Molli Beat, quindi chiusura del promo disco. Promo disco, la musica da promuovere per giovani talenti. Giovani talenti. Molli Beat con Molly Narciso. Più spazio alle parole, più spazio alla musica. Radio Cela Express. Questa estate.